Dura solo un tempo l'atteso scontro al vertice del girone C del campionato regionale juniore Stradalore Nuorese. L'arbitro non fa rientro in campo dopo la pausa, con il risultato ancora inchiodato sullo 0-0. Il Maristiai è ridotto a un pantano dalle abbondanti piogge delle ultime ore, ma le due squadre giocano a viso aperto. Il tallone di Falco Couto in campo con Parisi, Pulig e Frau, Brundu, Matteo Pidas, Floris, Dejana, Melis, Gusai, Mure e Tilocca. In panchina Vaca, Luca Pidas, Soru, Pira e Daga. La Nuorese risponde con Diop, Canu, Marcioni, Deplano, Pintore e Biosa, Deriu, Coni, Mura, Porceddu e Nieddu. A disposizione di Graziano Rotelli ci sono Scidda, Mele, Catte, Cazzetta, Delugu, Assane e Manechis. Arbitra Tina Fois della sezione di Nuoro. Il Talaro prende subito il controllo del gioco ed è una palla persa da Diop, sta per nascere il gol, ma la Nuorese chiude gli spazi. A centrocampo Tilocca ispira la manovra, qui Melis ci arriva con un attimo di ritardo. I gavoesi provano anche sulle palle inattive, Matteo Pidas manda la palla a fil di palo. Anche Mura prova a verticalizzare, ma Dejana è al di là della linea dei difensori al momento del passaggio. Il Talaro insiste e al quattordicesimo Dejana costringe Diop un intervento goffo ma efficace. La Nuorese si vede solo al 23esimo su questo rilancio di Deriu che pesca Mura. Il centravanti si smarca bene e serve Nieddu che non riesce ad agganciare nel fango del Maristiai e l'azione sfuma. Al 28esimo Brundu riconquista palla e serve in verticale Melis. Il sinistro non dà problemi a Diop. Alla mezz'ora Mura pesca Gusai. L'uscita del portiere evita ogni problema. Poi Frau calcia sul fondo. Sulla corsia di sinistra Melis va via bene, tocca per Gusai. Canu sbaglia la copertura, ma il giocatore di casa non ne approfitta. Smette di piovere, si va negli spogliatoi, ma la partita finisce qui. Talaro Nuorese si dovrà rigiocare.